sono il vostro Capitan Max Berro Fronzo, è mezzanotte 49 e dobbiamo fare l'ultimo atto di questa cazzo di cosa che noi ci siamo lasciati l'altra volta. E quindi sì, non occorre che faccia molte introduzioni, perché tanto questo video lo sto registrando 30 secondi dopo quello di ieri, ma voi non lo potete sapere perché io sono uno youtuber di fama mondiale fortemente affermato. Quindi insomma, cazzi, ultimo boss strega, ultimo atto delle scale, sono un poco più avanti. Tornado infligge 100 danni, non può essere usato se Dorothy è viva. Scegliamo ovviamente lo stesso Karazhan Mage, di cui tra l'altro l'altra volta non vi ho fatto vedere la lista, mi sono dimenticato, quindi oggi vi faccio vedere la lista e così insomma le cose sono belle. Io premetto che mi ci trovo molto bene con questa lista, ma quello di cui sento molto la mancanza soprattutto in ladder è uno sparecchino di massa. Ci sono una monocoppia di anomalie arcana, due arcane blast che sono un sacco forti, due mana wyrm, una sola di queste mirror image perché boh, non lo so, evidentemente fa mono spell, ma insomma non ho mai sentito la necessità di un'altra di queste qua. Doppio arcane missile, se invece questa qua è una figata, doppio frostbolt, doppia novizia, doppia cultist, un monotalnos che vi giuro fa miracoli anche se non sembra, doppio destra fiamma, sta roba qua fa miracoli, ma fino a qua insomma è il core di ogni cazzo di Yogmage. Doppio arcane intellect perché effettivamente ti svuoti la mano decisamente fast, una roaring torch, solamente una, a volte sento la mancanza di un'altra, ma insomma va bene anche così. Doppio frost elemental invece, questo è water elemental, veramente sta roba qua è veramente una figata. Doppia palla di fuoco perché vabbè, bisogna giocare a palla di fuoco. Doppio drago di zaffiro perché sì. Un tomo del cabalista, a volte vorrei giocarne un secondo, ma uno va più che bene per rifullarsi la mano di robe strane. Doppio portale del fuoco, che sembrerà una stronzata, però mi ha fatto fare l'ital un sacco di volte di un removal che l'avversario assolutamente non si aspetta, anche perché a 5 mana ti toglie via un sacco di cose come i savannah, come cazzo si chiama lì, le robe che costano 5 del prete e un sacco di altre stronzate. E poi, dato che non abbiamo spammato abbastanza magie tutto il tempo, anche Yogg-Saron, che fa i disastri se utilizzato correttamente. Abbiamo parlato anche troppo, quindi andiamo... No, non voglio giocare in standard, non voglio fare una ranked, voglio andare in avventura, voglio andare in normale, fare scegli e cliccare su questo, scegliendo effettivamente il Karazhan Yogmage, e giocare. Se continui a perdere contempo, posso modificare il tuo mazzo. Grazie, sei molto gentile a dirci una cosa così ovvia, quindi sì... Esatto. Rimozione portali degli imp. Ok. Jaina contro. Oh signore. Già vedo robe brutte. Correte, piccerille mie. Oh signore, napoletana. Tolgo via questa perché non ho la cosa. Avrei anche potuto togliere i missili arcani. Viva Talnos. Oh mio Dio. Non lasciare che mi faccia del male. Ma i servitori a sinistra hanno carica e i servitori a destra hanno provocazione. Ok. Cazzo, dovrei... Cioè... Oh, Gesù. Allora, a sinistra... Che ha, allora, la sinistra non è quella con cui mi faccio le seghe, quindi è questa qui, quindi ho carica. Arcane Missiles. Uno deve andare su. Oh! Gesù, ti ringrazio, ok. E questo qua è l'eroe che non... Ecco, questo qua è un fastidio. Su, incrociamo le braccia, insieme siamo più forti. Insieme siamo più forti. Infligge 3 danni che faremo in faccia e andiamo con carica perché abbiamo un mazzo mega agro. Tu dovrai... Ok. Oh, shit, fuck, shit, shit, fuck, shit, fuck. E adesso? Ping. Questo qua costa 0, quindi è buono fare così. Sblanf. E adesso picchiamo tutto in testa. Ok, siamo a pochissimo dal vincere anche questa sfida. Una palla di fuoco, così. Oddio, no, cosa mi evoca 5? Paurissimo. No, questa cosa è terribile. Shit. Eh sì, tu. La domanda è, pingo? È in, cioè, tanto è uguale, perché questa roba qua muore comunque. Vabbè, pingo. Potevo anche risparmiare questi 2 mani, in effetti. Vabbè, sti cazzi. Abbiamo fame di vendetta. Ancora.
siamo uno off lethal, vero? Quindi ho fatto una cagata, perché se invece di pingare picchiavo con il coso, avevo il danno che mi faceva fare lethal. Sono un demente. È di sotto. Devo dirgli che è arrivato troppo presto. Che tra l'altro... Non cadrà. Ok. Mamma mia, ragazzi, oh. Che sudata freddissima. Minchia, ragazzi. Andiamo a liberare. Taumaturga malvagia, quando lanci una magia evoca un totem base casuale. Ok, bello. Mostro il fossato, grido di battaglia, distruggi un servitore, raddo di volta evoca il servitore. Permetterebbe un sacco di magheggi se non avesse un body così ridicolo in rapporto al suo costo. Abbiamo terminato quest'ala in 5 minuti precisi. Teatro conquistato, hai sbloccato la carta pirata festaiolo, grido di battaglia, mette la tua mano una carta casuale della classe avversaria. Mi piace un sacco sta carta qua. E Barnes evoca una copia 1-1 di un servitore casuale nel tuo mazzo. In alcuni ma- io ci farei un mazzo sopra, intorno a questa roba qua. Sfide di classe sbloccate. Oltre quelle scale, il curatore protegge il serraglio. Speriamo non sia malfunzionante. Va bene. Allora, io direi, purtroppo, che questa cosa qua, come si chiama, non... cioè, che adesso dovrò fare un altro video, anche se questo qua è durato solamente 7 minuti, perché le sfide di classe le vorrei fare insieme, perché non ho idea di quanto durino. Quindi io immagino che adesso io vi darò appuntamento al prossimo video, che oltre a questo qua che è uscito oggi ce ne sia un altro, non so se ce ne sarà uno dopo, uno prima, non ho idea, però insomma lasciarvi con un video di 7 minuti in una giornata mi pare veramente una cosa scialba. Quindi sì, direi che ci vediamo domani per il video con le sfide di classe. Io vi di nuovo invito come sempre a lasciare un mi piace e un commento sotto a questo video, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e date un'occhiata comunque sia al come si dice, alla descrizione sotto a questo video, perché dentro ci sono un sacco di cose divertenti e utili, come per esempio l'indirizzo della mia pagina di Facebook, l'indirizzo dei canali di YouTube di un sacco di gente con la quale collaboro, e anche, ultimo ma non ultimo, il come si chiama? Sì, l'indirizzo del mio canale di Twitch, dove io molto spesso vado in live il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica a partire dalle 16:30. Considerato che null'altro è rimasto da dire, dal vostro Capitan Max Berro Fronzo. Adios a todos.